ragazzi, bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il gelato al cioccolato con solamente 4 ingredienti. È facilissimo, velocissimo e non serve la macchina del gelato. Ma voi lo sapevate come è nato il gelato e soprattutto quando? Durante l'antichità, per trovare un pochino di fresco durante le giornate estive, si pensava semplicemente di congelare frutta, latte e miele. Intanto nel IX secolo, invece, precisamente in Sardegna, era nata la carapigna, che era un composto formato da latte ovino, frutta secca e neve. Durante il Medioevo, invece, la frutta venne letteralmente congelata. Infatti si pensa che fu lo stesso Marco Polo a portare l'usanza di congelare la frutta dalla Cina. Nel frattempo in Italia, precisamente nel 1686, Francesco Procopio, che era un cuoco siciliano, inventò la ricetta perfetta per creare il gelato. Francesco inventò anche una macchina apposita per creare il gelato e riuscì perfino ad aprire una gelateria in Francia chiamata Café Procope, che esiste anche oggi. In questa gelateria si vendevano e si vendono sorbetti gelati dai gusti più svariati. Erano talmente buoni che riuscirono ad attirare persone da tutta la Francia, perfino Napoleone, che una volta decise di mettere in pegno il suo cappello speciale, che è quello che si vede sempre nei dipinti, perché non riuscì a pagare con tutti i soldi che aveva tutti i gelati che aveva offerti i suoi amici. Lo sapevi che esiste il Gelato Day? Infatti, tutti i 24 marzo in Europa si festeggia la giornata europea del gelato. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la nostra versione del gelato al cioccolato. Per questa ricetta ci serviranno 200 ml di latte condensato, per chi non avesse visto la nostra ricetta può guardare il link che apparirà ora in alto a destra, 500 ml di panna fresca da montare, 75 g di cacao amaro di qualità e 50 ml di sciroppo di glucosio. Per chi non avesse visto la nostra ricetta può guardare il link che apparirà ora in alto a destra. Prendiamo una ciotola capiente, ci versiamo la nostra panna e mescoliamo per bene, aiutandoci con le nostre fruste elettriche, finché non sarà semimontata, ossia bella morbida. Quando avrà raggiunto questa consistenza, spegniamo le fruste elettriche. Poi aggiungiamo il nostro latte condensato fatto in casa. E lo sciroppo di glucosio. Mescoliamo i nostri ingredienti senza andare a smontare la panna, con movimenti lenti da sotto verso sopra. Andiamo ad aggiungere il cacao e mescoliamo per bene finché non sarà incorporato al nostro composto. Qui potete ammirare il nostro composto, come potete vedere liscio, omogeneo e veramente cremoso. Ora possiamo trasferire il nostro composto in una vaschetta dalle misure di 23 cm di lunghezza per 10 di larghezza. Lisciamo per bene il nostro composto, poi lo copriamo con della pellicola alimentare trasparente a contatto e lo lasciamo a riposare nel freezer per 5-6 ore. Passate le 6 ore, togliamo la pellicola e ci prepariamo per gustare il nostro delizioso gelato. Guardate che meraviglia di gelato al cioccolato che abbiamo realizzato, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un gelato al cioccolato. Ragazzi, è veramente buono, caspita, è meraviglioso, si scioglie letteralmente in bocca a me, ragazzi. Come potete vedere, ragazzi, il nostro gelato è tutto liscio, morbido, fatto bene, ha un profumo veramente buonissimo, si sente perfettamente il gusto del cioccolato e vi assicuro che non direste mai che non è stato fatto con la gelatiera. Insomma, ragazzi, veramente buonissimo, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Arona e Giannina.